Ed eccoci qui con la Beauty Box di agosto, è di questo colore sull'arancione giallo, molto, molto che richiama il sole l'estate. E iniziamo cosa c'è all'interno. Prima di tutto vi dico già che c'è la solita rivista L, che è fatta così. Poi c'è la Beauty Box Edit, questa qui, che c'è dentro, ci sono dei consigli beauty e cosa contiene la Beauty Box. Poi ultimamente mi mettono dentro questo sconto del 30% su frutta, verdura, pane, cioè è logico che io non lo uso, non. Anche perché mi sembra che siano prodotti che si trovano sotto, che sia sì, una linea di prodotti che si trovano solo in Inghilterra, perché io non andrei a prendere la frutta in Inghilterra per farmela arrivare qui. Comunque all'interno c'è anche questa. Allora, iniziamo con, mi apro il libricino di cosa contiene questa Beauty Box. La apriamo e troviamo, anche qui la carta è sull'arancione, e questi qui sono i prodottini che troviamo all'interno di questa Beauty Box. Adesso ci diamo un'occhiata uno per uno. Allora, vado in ordine di come sono messi qui nel libricino, così faccio meno casino. Allora, c'è un pennello da illuminante. Allora, provandolo così è molto molto soffice, per cui niente male come pennello. È del marchio Luxit, eccolo qui, è scritto qui sulla carta, sulla confezione. Questo è il marchio di questo pennello, non è niente male. Dovrebbe costare 29 euro questo pennello, acquistandolo sul sito. Poi c'è una palettina che mi è arrivata incartata con queste bolle, così era molto molto protetta. Questa è la palettina di questo marchio, Bella Pierre, dovrebbe essere questo il marchio, questa palettina. E visto che c'è il pennello degli illuminanti, non poteva mancare una palettina di illuminanti. Questo ha il costo di 33 euro e si possono usare anche come ombretto. E queste sono le colorazioni che me le sono sbocciate in queste qui. Queste 5 sono le colorazioni di questi illuminanti. Sono molto molto carini, almeno sbocciati qui nella mano. Poi c'è questo prodottino qui che sono vorrei dire a 25 ml, che dovrebbe costare sui 13 euro, però adesso non so se i 13 euro si è riferiti alla confezione piccola o a quella grande. E allora, questo qui è un auto abbronzante. Allora, vi leggo cosa ho tradotto. È un autoabbronzante graduale da notte. È arricchito con aloe vera, acido ialuronico e alga extra forse. Idrata, fa durare di più il colore ed è incolore e non macchia, ed è adatto a tutti i tipi di pelle, nel senso che non è una crema colorata. È una crema, come vedete, spero che si riesca a notare, è trasparente praticamente, come vedete, è trasparente, per cui non è solo di quegli autoabbronzanti colorati che di solito macchiano, per cui è molto interessante da provare questo autoabbronzante, più che sia per vedere se fa l'effetto di abbronzare qualcosa, perché io di solito utilizzo quelli colorati, perché dicono che quelli colorati il colore serve solo per tracciare dove lo si mette, ma per un mio punto di vista, avendone usati sia di colorate che di bianchi,
E vi devo dire che di solito quelli bianchi non riesco ad abbronzarmi come quelli colorati, per cui penso che una parte di colore serva anche per dare più colore. Poi continuiamo. Ho trovato questa maschera viso che è così, eccola qui, dovrebbe essere in tessuto. Qui dentro ci sono le indicazioni su come usarla, è da tenere su 15 minuti e poi da massaggiare il viso per far penetrare l'eccesso di prodotto che ancora rimane sul viso. È una maschera che riduce i pori, idrata, illumina e tonifica la pelle sui 5,50 euro. Poi, quello che mi vedete addosso è questo mini rossettino, che dovrebbe costare sulle 15 euro se prendendolo in taglia grande sul sito di Look Fantastic. È un rossetto color corallo opaco, come vedete dall'effetto opaco. Questo è il suo pennellino, è fatto così, classico pennellino da rossetti liquidi, è il colore che mi vedete anche addosso. Non è che mi convinca molto. Questo è lo swatch. Comunque, no, sì e no, è una colorazione un po' strana. Cioè, non lo so, se devo scegliere tra questi i classici fucsia che utilizzo ultimamente, preferisco i fucsia. Però diciamo è bello aver trovato anche un rossettino liquido al suo interno. Lo considero un colore molto adatto per questa stagione estiva, che sta bene con l'abbronzatura. Andiamo avanti. L'ultimo prodottino che ho trovato, siamo già alla fine, è un prodotto di Rituals. Questo è un marchio che trovate anche da Sephora. E questo prodottino che ho trovato sono 100 ml di una crema nutriente corpo dal profumo fresco, costa sui 7 euro. Per cui sì, questa è la cremina, non so neanche se sia... No, è aperta, non ha il sigillo. Sì, è buona come cremina, come anche la profumazione mi ispira molto. Per cui questa è la cremina corpo che ho trovato. Ok, questi sono i 6 prodottini di questo mese di agosto. Ci vediamo alla prossima Beauty Box. Ciao!